4 luglio, l'appuntamento è con l'almanacco e con l'oroscopo. Oggi è San Elisabetta di Aragona, regina. Nel mondo dello spettacolo abbiamo un bravissimo attore, un bravissimo comico, Enrico Bertolino, è nato il 4 luglio del 1960. Ed era nata oggi, il 4 luglio del 1927, un'icona del nostro cinema, Gina Lollo Brigida. Passiamo alla frase del giorno e poi 12 segni. La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità. Ariete, accettate quell'incarico che vi porterà lontano dai vostri luoghi abituali. Un tuffo in un ambiente nuovo forse vi aiuterà a prestare più attenzione al mondo esterno che alla vostra continua scontentezza. Se potete, evitate di bere caffè o tè. Toro, ogni cosa che vi verrà detta oggi sarà da voi presa nel verso sbagliato. Non fate inutili tragedie, nessuno ce l'ha con voi. Rischiate di appesantire l'ambiente. Forse qualcuno deciderà di dirvi chiaramente che siete insopportabili. Poi non lamentatevi. Gemelli, avrete uno scambio di opinioni con persone provenienti da un ambiente completamente diverso dal vostro. Anche il loro modo di pensare, vi accorgerete, ha ben poco a che vedere con il vostro. Sarà comunque un buon motivo per rivedere le vostre opinioni e magari modificarle quanto basta. Cancro, vi sentirete disposti ad ogni tipo di compromesso pur di trovare l'armonia con le persone che avete intorno. Non c'è in voi alcun tipo di aggressività e potreste rischiare di non tentare di difendere nemmeno i vostri interessi. Non lasciatevi influenzare troppo da certe persone. Leone, oggi sentirete un grande bisogno di comunicare a tutti i livelli con persone di sesso opposto. Attenzione, perché la vostra natura gelosa e possessiva potrebbe procurarvi delle noie. Evitate di asfissiare chi avete intorno, datevi una calmata. C'è infatti chi sta perdendo la pazienza. Vergine, dovreste evitare di criticare così duramente certe persone. Con la vostra mania di spaccare il capello in quattro, rischiate di farvi dei nemici, anche perché certe indagini psicologiche le sapete fare solo voi così bene. Gli altri, probabilmente, non sono così complicati per loro fortuna. Bilancia, sarete notati per il vostro modo di vestire, che risulterà particolarmente raffinato. In effetti sentirete la necessità di essere impeccabili e vi piacerà farvi circondare di cose belle. Se vi assale la voglia di spendere, fate prima bene i vostri conti, rivedete il vostro bilancio. Scorpione, oggi vivrete un rapporto di sfida con il vostro ambiente abituale. Ogni pretesto sarà buono per dire a voi stessi e agli altri che le cose così non vanno affatto. Il punto è che tenderete ad ingigantire ogni piccola cosa, anzi a diventare alquanto provocatori. Controllatevi. Sagittario, la vostra natura piuttosto semplice e schietta, quest'oggi potrà scontrarsi con la personalità alquanto complessa di una persona. Non riuscirete a comprenderne il perché, ma vi sentirete terribilmente attratti da lei. Ricordatevi che non siete tagliati per le situazioni complicate. Capricorno, gioia di vivere oggi. Sentirete di avere bisogno degli altri perché la loro compagnia vi permette di esprimervi come desiderate. Avrete bisogno di pubblico che vi ascolti e gratifichi le vostre parole. Potrebbero offrirvi opportunità di guadagni extra. Siate prudenti. Acquario, oggi batterete tutti con la vostra prontezza di riflessi nel trovare la soluzione giusta ad un problema. Naturalmente seguirà un coro di elogi. Approfittate della vostra intraprendenza anche per rispondere ad una lettera che da tempo è sulla vostra scrivania. Siate sinceri. Pesci, vi piacerebbe buttare tutto all'aria e ricominciare di nuovo, solo che tra il vostro desiderio e la forza di realizzarlo e renderlo concreto c'è un abisso. Le vostre condizioni psicofisiche continuano ad essere alquanto ridotte e quindi continuerete a sognare. Problemi economici in vista, prudenza nelle spese.